Giallo del Corriere scomparso sulla Miata, sale la preoccupazione dopo 9 giorni di ricerche. Decreto salva casa, parere favorevole di ANCE, ma occhio alle speculazioni sull'abitabilità. Al via Vivi Fortezza, l'Ateneo della Danza inaugura il cartellone di eventi. Lo sport, il basket, la Viz Medeiros Ostuni brinda alla promozione in Serie B, il Comune. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Partiamo subito con una notizia di cronaca, perché torniamo ad occuparci del giallo della Miata, dove un corriere è scomparso da 9 giorni, nessuna traccia di Nicolas Matias Del Rio, e la preoccupazione di familiari e amici cresce. I dettagli nel servizio di Cristian Lamorte. 9 giorni senza Nicolas. È questo il tempo trascorso da quando Sergio De Cico, titolare di lavoro di Nicolas Matias Del Rio, il corriere quarantenne scomparso sulla Miata, ha sentito per l'ultima volta il suo dipendente assunto da meno di un mese. Da quel pomeriggio di mercoledì 22 maggio dell'uomo di origine argentina non c'è più traccia. Scomparso nel nulla, come il segnale del suo telefono cellulare. E più il tempo passa, più la speranza di familiari e amici di poterlo riabbracciare diminuisce. Ogni giorno che trascorre, il giallo della Miata assume contorni sempre più definiti, all'esatto contrario delle circostanze che hanno portato alla sparizione di Nicolas. Speriamo che non ci siano sorprese delittuose, perché anche se il tutto a questo punto lo lascia anche purtroppo immaginare e presagire, insomma, ecco, che lui almeno possa essere in qualche modo tenuto prigioniero, tenuto in maniera coatta da qualche parte, però passa più passa i giorni e più questa possibilità, nel mio immaginario, parlo personalmente, in questo caso non lascia presagire buone cose. Secondo lei cosa è successo? Non lo so che può essere successo. Di fronte a una cosa del genere non si può dire. Conoscendolo era tipo un ragazzo troppo concitto per me. Poi dopo, nella vita non si sa mai uno come questo. Che effetto le fa? Brutto. Mi fa pensare male. A me. Non so cose belle. Potrebbero esserci dei complici interni? C'è da pensare di tutto. Con questa gente. Uno che arriva a fare un lavoro del genere. Perlomeno, a coscienza. Rimane comunque la speranza di poterlo trovare vivo. Me lo auguro per lui e per la sua famiglia. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto salva casa, degli effetti che avrà sul territorio. Ne abbiamo parlato con il presidente di ANCE, Giannetto Marchettini, nel servizio di Filippo Meiattini. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto salva casa, che entro 60 giorni dovrà passare dalle Camere per la conversione in legge. La principale novità riguarda la possibilità di effettuare delle piccole sanatorie, e in questa tipologia di processi si passa dal silenzio diniego al silenzio assenso, cioè se l'amministrazione non risponde entro 45 giorni, l'istanza si considera accettata. Soddisfatta di questo provvedimento, l'ANCE Siena, che lo considera utile al fine di superare alcune difformità presenti nel nostro territorio. Da parte di ANCE siamo ovviamente favorevoli a questa legge, perché mette fine a una marea di problematiche che c'erano, pur ovviamente essendo una legge che viene tirata fuori da una maggioranza politica, una cosa eccetera. Io ho sentito anche molti amministratori locali che ritengono che invece almeno sia una legge giusta. Considerate che nel nostro territorio, dove molti immobili sono vincolati, credo che sia una bella opportunità di poter finalmente mettere fine a quelle che erano il paradosso, ma che di fatto rendeva inalienabile l'abitazione o gli atti nulli o veramente una decurtazione totale, magari non colpa del povero proprietario che magari aveva semplicemente comprato un po' di anni fa questi immobili. Certo, un po' costerà, non sarà gratuitamente, quindi va bene dire ai proprietari che insomma un po' di costi ci saranno,
Occhi puntati anche sull'abitabilità delle case. Attualmente il minimo consentito per una persona è di 28 metri quadrati, ma non è da escludere che con la trasformazione in legge del decreto la soglia venga abbassata. Un tema delicato che scopre il fianco alle speculazioni. Ecco, qui poi si entra in alcune specificità che possono dare adito anche ad alcuni aspetti che in qualche maniera sono speculativi. Qui invece presuppone il fatto che quella che non era abitabile può diventare una piccola unità abitativa, è chiaro che il valore aumenta. Quindi su questa dobbiamo capire bene come sarà l'interpretazione, lasciando la palla ai nostri tecnici che sono già pronti. Inizia oggi Vivi Fortezza, il festival che animerà tutta l'estate in Fortezza. Il primo appuntamento è un DJ set con ospiti ballerini e ballerine dell'Ateneo della Danza, Filippo Meiattini. Inizia l'estate senese con l'apertura di Vivi Fortezza. Oggi, 31 maggio, parte il cartellone di eventi che accompagnerà la città di Siena fino alla fine del mese di settembre. L'associazione Propositivo si è aggiudicata il bando per la gestione estiva della fortezza per 3 anni e a dare il via alle danze sarà letteralmente l'Ateneo della Danza Senese, ospite del primo evento di Vivi Fortezza. Siamo molto felici di ripartire con questa avventura. Dopo un anno di stop, oggi inaugureremo per la quarta volta Vivi Fortezza, che è un format nato nel 2019 dalla nostra proposta e finalmente oggi siamo riusciti a ripartire un po' a corsa perché comunque quest'anno sono andati un po' lunghi i tempi per l'assegnazione, però fortunatamente per i prossimi 2 anni avremo modo di lavorare anche in maniera un po' più nei tempi giusti, ecco, per organizzare un festival del genere ci vogliono i giusti tempi. Oggi inaugureremo intanto gli spazi con un DJ set. Abbiamo invitato l'Ateneo della Danza che farà delle coreografie per dare vita un po' allo spazio. Dopo la prima settimana di assestamento, da giugno inizieranno ad arrivare molti ospiti già annunciati ed altri ancora da definire. Dalla settimana prossima inizieremo con i live, con lo street food giù nel Piazzale della Libertà, alcuni eventi in collaborazione anche con organizzatori di eventi del territorio come Baniglia, Unisi Eventi. E poi a fine giugno inizierà un festival di musica sempre giù nel Piazzale della Libertà con dei nomi della scena del panorama musicale italiano un po' più conosciuti, da Lucio Corsi, Ralph, Emanuel e altri nomi che stiamo chiudendo in questi giorni. Speriamo di dare un'offerta variegata per tutte le età e per tutti i gusti, anche quest'anno. Compie 145 anni la storica drogheria Manganelli in via di Città. Il negozio adesso è gestito da 3 giovani senesi. Filippo Meiattini. 1879-2024. Compie 145 anni la storica drogheria Manganelli, punto di riferimento di molte generazioni di senesi. Il locale venne aperto inizialmente in Piazza del Campo e poi si spostò in Via di Città, dove si trova tuttora. Da qualche anno la gestione è passata in mano alle famiglie Cortecci Bartoli, con 3 giovani senesi diventati titolari di uno dei negozi più conosciuti e frequentati di Siena. La drogheria festeggia 145, diciamo che nasceva in piazza insieme al bar Manganelli, poi dal 1980 circa si è spostata qua in via di città e ora è in pianta stabile qua. E noi siamo qui da 6 anni insieme alle mie socie anche della Silva Famiglia Bartoli e essendo giovani speriamo di portarla avanti il più possibile, il più a lungo possibile. La responsabilità è grande sia prima di tutto nei confronti di Siena, della nostra città, di tutti i senesi e poi anche nei confronti di tutta la nostra clientela. Cerchiamo comunque di dare lustro al negozio che ha già lustro di suo, essendo uno dei più belli e più antichi di Siena. È partito da Montroni d'Arbia il nuovo progetto Benefit di Terre Cavlate, chiamato Ma tu mi ami, riservato agli studenti della provincia di Siena. Cristiana Mastacchi. Si intitola Ma tu mi ami, il nuovo progetto Benefit di Terre Cablate, riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Siena. La società di telecomunicazioni, sempre sensibile ai bisogni dei giovani, ha sviluppato con l'equipe di esperte e la collaborazione dell'associazione Donna Chiama Donna un format sul tema dell'amore, per educare i giovani al rispetto del prossimo e per prevenire la violenza di genere, che si manifesta anche nelle coppie adolescenti. Oltre alla violenza sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica, soprattutto negli adolescenti, è emerso un nuovo tipo di violenza o abuso, l'abuso via web.
Perché? Perché ormai diciamo, c'è un'attività di controllo, geolocalizzazione, il fatto di un'estrema gelosia che si manifesta nel sapere quando la persona è online, chi sta scrivendo, dove è. E quindi proprio per questo vogliamo fare degli incontri di formazione e prevenzione per gli adolescenti e preadolescenti. Per cercare con i ragazzi prima di tutto di capire quali sono appunto i comportamenti che non devono essere tenuti e capire soprattutto che i comportamenti che anche ogni tanto adesso vengono sdoganati tra i ragazzi in realtà possono costituire reati. Quindi si spera che parlando sia da un punto di vista umano che da un punto di vista giuridico delle situazioni che purtroppo molto spesso noi vediamo tra i ragazzi possa portare loro a migliorare la consapevolezza di sé e la consapevolezza dei rapporti. L'eliminazione della violenza di genere debba partire proprio dai ragazzi, quindi dalle scuole, e come in altre occasioni abbiamo accettato questo percorso di sensibilizzazione per apportare il nostro contributo e appunto cercare di far capire ai ragazzi quali sono gli atteggiamenti che sono concessi o non sono consentiti. Presente all'incontro l'amministratore unico di Terre Cablate Marco Turillazzi, che ha portato il saluto della società ai giovani spiegando le ragioni del progetto Benefit. Abbiamo voluto organizzare questa serie di confronti con i ragazzi delle scuole primarie e delle scuole medie per sensibilizzare non solo i ragazzi, ma indirettamente anche le famiglie dei ragazzi per quello che per noi rappresenta un problema oggi, basta leggere i giornali, un problema oggettivo molto serio che riguarda la nostra società, la differenza di genere. Tappa a Montepulciano per il generale Vannacci durante il suo tour elettorale, ad accoglierlo anche un presidio pacifico contro la diffusione dell'odio. Nel paese e in particolare in provincia di Siena esiste una visione di una società diversa rispetto a quella descritta e proposta da Vannacci. Noi vogliamo una società inclusiva, una società in cui non ci siano normali e anormali, in cui le classi siano per tutte e per tutti senza discriminazione, e anzi vediamo una società nella quale gli ultimi aiutano, i primi aiutano gli ultimi e non gli ultimi che vengono abbandonati. Sui motivi, diciamo, per i quali è emersa questa voglia, questa urgenza, questa necessità, da parte mia, che io sono un libero cittadino, però ho sentito comunque la voglia di coinvolgere tante associazioni in questa proposta, principalmente quella che non mi piaceva l'idea che la presenza di Vannacci e delle sue idee nel nostro territorio passasse come un'idea di maggioranza e un'idea che andava bene a tutto il territorio, e quindi, così come anche altri esponenti del governo e di questa destra retrograda in altre occasioni non vengono accolti tra urla di giubilo, mi faceva piacere l'idea che anche nelle nostre terre, che sono terre di diritti, la provincia di Siena e la Toscana in particolare rispetto allo scenario nazionale, mi faceva piacere sentire questa forma di dissenso e di proposta alternativa. E Vannacci oggi ha fatto tappa a Siena, mentre ieri era a Colle Valdelsa, dove ha risposto alle parole del candidato del centrosinistra a Colle Valdelsa, Vannetti, che aveva espresso la sua opinione sui i suoi contenuti del libro. Trovo che i contenuti espressi dal generale Vannacci nel proprio scritto siano dei contenuti che vanno contro quelli che sono i principi della nostra Costituzione repubblicana, e trovo assurdo che proprio in un momento così denso di campagna elettorale si ospiti in città un personaggio di questo livello. Pochi giorni fa il candidato sindaco del centro-sinistra di Colle, Riccardo Vannetti, si era espresso così riguardo al generale Vannacci. Il candidato della Lega alle prossime europee, Roberto Vannacci, nella città collegiana per presentare il suo libro, ha ribattuto. Ma intanto io auguro le maggiori fortune al candidato Vannetti.
Quindi ben venga la sua candidatura e se tutto va bene ci vedremo in Europa. Riguardo le sue esternazioni, non pensavo si sostituisse la Corte Costituzionale. Non pensavo fosse una persona che potesse giudicare i contenuti di un libro in base alla propria sensibilità. E poi, anche se fossero anticostituzionali, c'è qualche legge che vieta di esprimere concetti che possano non essere in linea con la Costituzione. Si parla di idee, di pareri, di opinioni. Dobbiamo mettere a tacere chiunque, per esempio, dicesse, e non sono stato io, che una dittatura può essere migliore di una democrazia? Vogliamo mettere i lacci al pensiero? Vogliamo impedire di pensare qualsiasi cosa che vada al di là di quella che è la nostra Costituzione, che io ricordo, regola azioni e pratiche e non pensieri. I reati di pensiero non esistono. Non possiamo imbrigliare la facoltà di poter pensare, di poter ideare qualsiasi cosa con regole giuridiche. Quindi il candidato Vannetti, ripeto, auguro ogni fortuna, ma pensi alla sua candidatura, non pensi ai contenuti del mio libro. Ultimi giorni frenetici di campagna elettorale. A Colle Valdelsa il mercato settimanale è diventato luogo di sfida fra le varie fazioni. Giornata densa per quanto riguarda la campagna elettorale colligiana nel penultimo mercato settimanale prima delle elezioni. Presenti i gazebi delle varie fazioni e i candidati sindaci nel cuore della città per convincere i cittadini. Il centrodestra ha visto il supporto dell'onorevole Francesco Michelotti sceso nel campo colligiano per sostenere la candidata Angela Bargi. Intanto sono venuto perché noi siamo sul territorio da sempre, non soltanto in prossimità del ridosso del voto, ma ci siamo sempre, quindi anche quando non si vota, e questo lo abbiamo, come dire, una nostra, diciamo, cifra rispetto a chi si ricorda della politica soltanto quando si va a votare. È il caso degli altri due candidati di Colle Valdelsa, uno paracadutato dal niente, che si è ricordato di essere colligiano e che si candida col Partito Democratico in perfetta continuità con il disastro che ha fatto il Partito Democratico, l'altro che è Piero Pini, che pensa che fare il sindaco sia un mestiere quando in realtà è un servizio che si fa ai cittadini. E quindi, ecco, rispetto a due figure che sarebbero a mio avviso sicuramente esiziali per la politica colligiana, noi abbiamo una donna giovane in gamba, una colligiana forte, brava, che ha dimostrato di saper stare a Colle, di essere a Colle, di non aver mai lasciato Colle, perché è colligiana da sempre, è in consiglio comunale da 10 anni e oggi si candida con la migliore proposta politica per dare a Colle un futuro. Se siamo qua è per sostenerla e perché siamo sicuri che l'8 e il 9 giugno lei sarà in testa e sarà il nuovo sindaco di Colle. Sanità e presidio ospedaliero al centro della campagna elettorale di Città della Pieve. Sentiamo il parere della candidata sindaco Lucia Fatichenti nel servizio di Simone Giani. Servizi insufficienti e una compensazione, quella arrivata per la perdita del presidio ospedaliero del 2017, che non basta a soddisfare i bisogni di tanti cittadini costretti a spostarsi anche per i servizi basilari. È questa la posizione della candidata Lucia Fatichenti, che pur riconoscendo i limiti dell'amministrazione in ambito sanitario, auspica maggiore autorevolezza per riportare alcuni servizi all'interno del comune. I sindaci ovviamente non possono, non hanno la competenza in termini sanitari e quindi non possono ovviamente decidere, no, di riaprire un presidio o di aumentare i servizi. Quello che però possono fare è sicuramente lavorare dal primo minuto per riportare almeno quei servizi che potrebbero permettere ai propri cittadini di non viaggiare in lungo e largo per la regione. Noi in questo momento siamo costretti, noi i nostri cittadini pievesi, a viaggiare anche per un semplice esame diagnostico. Ecco, questo deve essere assolutamente superato e questo dovrà essere intanto quello che ci sarà da fare da subito. Ricordiamo che la posizione proprio di Città della Pieve è tale per cui risponde anche ad esigenze di altri territori come quello dell'Alto Orvietano, ma anche dell'immediata confine toscano. Quindi ovviamente la nostra posizione deve essere molto, molto ferrea anche per questo, cioè per la nostra proposta comunità allargata. E chiudiamo la nostra edizione del TG con lo sport. La Vismederi Costone, fresca di promozione in Serie B, ha brindato la vittoria del campionato e la promozione in comune insieme al sindaco Fabio e l'assessore Lore. Il servizio. Sicuramente è un piacere accoglierli qui nella Sala delle Lupe. È una squadra senese che ha ottenuto un grosso risultato, una promozione.
tra l'altro in un derby, anzi una serie di derby molto, molto intensi e molto, molto belli. E chiaramente per il comune di Siena, ma credo per tutti i senesi, quando arriva un risultato così di valore sia un motivo di orgoglio oltre che di soddisfazione. Il sindaco di Siena Nicoletta Fabio insieme all'assessore Lorenzo Lore ha accolto a Palazzo Pubblico la Visma Ederico Ostone Siena fresca di promozione in Serie B. Di fronte alla squadra e staff al completo, il presidente Emanuele Montomoli, Lore e Fabio hanno ripercorso la storia della società ribadendo che questa stagione ha scritto un pezzo di storia senese. Oggi praticamente si conclude questa prima settimana di festeggiamenti, stasera il sindaco e l'assessore allo sport ci hanno onorato di riceverci in comune, come fecero tra l'altro per la vittoria della Coppa Toscana. Noi siamo contenti e la prossima settimana invece rinizieremo a lavorare, perché ovviamente ci aspetta un campionato molto impegnativo, quindi bisogna mettersi a cercare di mettere a punto delle strategie adatte, diciamo così, per affrontare nella maniera giusta la prossima stagione. Un aggettivo per descrivere questa stagione? Beh, addirittura meglio di quello che ci si aspettava. Noi avevamo detto all'inizio che volevamo vincere qualcosa, abbiamo vinto due cose, abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto la Coppa Toscana, quindi addirittura meglio delle aspettative. Dico sempre, avere una squadra forte spesso nella pallacanestro non si concretizza poi nell'arrivare alla vittoria. La pallacanestro è uno sport da questo punto di vista che può lasciare delle grandi delusioni, no? Si domina un campionato e poi magari per un futile motivo si rischia di uscire ai playoff. Questa è una paura che anche noi avevamo, perché il campionato siamo andati bene, ora non dico l'abbiamo dominato, ma insomma siamo arrivati abbondantemente primi in classifica, però ci preoccupava molto poi dover affrontare due gironi di playoff con delle squadre molto motivate. Invece è andata bene, quindi per questo siamo contenti. Che mercato sarà quello di questa estate in vista della prossima stagione? Beh, molto essenziale, mi viene da dire. Abbiamo un'ossatura della squadra già molto concreta. È chiaro che ci sono alcuni innesti da fare. Gianni Terrosi smetterà, perché l'ultima partita di playoff è stata la sua ultima partita in Serie C, e lui, per dire la verità, ha giocato anche tanto in Serie B, e quindi dovremo trovare un valido sostituto. Sarà molto dura trovare un giocatore bravo come lui, ma comunque questo è senz'altro un innesto da fare, e poi vediamo. Ma insomma, si tratta di uno o due giocatori al massimo, perché l'ossatura, il grosso della squadra è già ben strutturato. I giocatori col costone non hanno contratto, decidono loro se rimanere perché si trovano bene o no, ma sono abbastanza certo, mi ci gioco la reputazione, che la quasi totalità di loro deciderà di rimanere. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che a seguire tornano le previsioni del tempo, poi torna invece una nuova puntata di Gocce di Memoria, alle 21.30 invece la volta di Roberto Rosa con Storie da raccontare, alle 22.45 invece arriva Viola Carignani con In Salute, ma vi ricordo anche che l'informazione locale torna come di consueto domani a partire dalle 20.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia.